L'Antartide è la culla dell'umanità? Controversi ricercatori alternativi come Graham Hancock ritengono che il gelido continente nasconda un segreto che ribalta l'intera documentazione storica. Ma è davvero possibile che il Polo Sud abbia ospitato una civiltà perduta? E soprattutto, se l'Antartide è stata scoperta solo nel 1820, perché compare su mappe millenarie? Il covo segreto di Adolf Hitler, basi aliene nascoste e l'ingresso all'interno cavo della Terra. In certi ambienti si sospetta da tempo che l'Antartide sia molto più di un colossale deserto di ghiaccio. Mentre gli scienziati convenzionali si limitano a storcere il naso di fronte a queste voci, il fronte alternativo opposto sottolinea tutti gli strani incidenti e le osservazioni che sono già state registrate nei ghiacci eterni. Alcuni vorrebbero riconoscere piramidi create artificialmente tra le montagne antartiche, mentre altri sono perplessi di fronte a UFO precipitati e porte scolpite nella roccia. E se c'è qualcuno che è aperto a correnti più alternative, quello è Graham Hancock. Va bene, lo ammetto, per sua stessa missione anche il britannico non può fare molto con gli abitanti extraterrestri dell'Atlantide e gli UFO nazisti. Eppure il controverso ricercatore e scrittore è fermamente convinto che ciò che è scritto nei nostri libri di storia non abbia nulla a che fare con la verità storica. Per riassumere in modo breve e conciso, Graham Hancock è certo che molto prima del nostro tempo sia esistita una civiltà avanzata che ha prodotto tecnologie incredibili migliaia di anni fa. Tuttavia, anche le invenzioni più avveniristiche non riuscirono a impedire che il misterioso popolo venisse spazzato via da una catastrofe globale alla fine dell'ultima era glaciale. Tuttavia alcuni riuscirono a sfuggire alla distruzione apocalittica e andarono in giro per il mondo a portare il dono della civiltà ai popoli più semplici. A sostegno della sua tesi, fermamente respinta dalla comunità scientifica, Hancock indica alcuni sorprendenti parallelismi tra le tradizioni delle antiche culture. Infatti, sebbene i diversi popoli non si siano mai incrociati ufficialmente, conoscono essenzialmente la stessa storia, la storia di un diluvio devastante che ha gettato il mondo nel caos e ha fatto nascere esseri superiori e divinità. Secondo Hancock, però, non si trattava di divinità in senso classico e religioso, ma dei sopravvissuti della civiltà precursore che erano generazioni avanti rispetto ai loro contemporanei più primitivi. Le somiglianze tra le storie non sono più una coincidenza di quanto non lo sia il fatto che culture di diversi angoli del mondo abbiano iniziato a costruire enormi piramidi indipendentemente l'una dall'altra. Ma non è tutto, si dice anche che l'Antartide dimostri che nel lontano passato sono avvenute cose che generalmente consideriamo impossibili. Ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio, l'Antartide è stata aggiunta alla mappa del mondo solo nel 1820. Ufficialmente fu Edward Bransfield il primo a vedere la penisola antartica. Tuttavia Hancock è ora convinto che questo non sia vero. Documenti come la mappa di Piri Reis, il mappamondo di Waldseemüller o le mappe redatte da Aurunzius Finneus ci mostrano il Polo Sud diversi secoli prima della sua prima scoperta ufficiale. Questo solleva una questione fondamentale. Anche se le mappe mostrano davvero l'Antartide, risalgono comunque al XVI secolo. E in che modo i documenti si riferiscono a una civiltà perduta che è scomparsa alla fine dell'ultima era glaciale, circa 11.700 anni fa? Semplicemente, secondo Hancock, le rappresentazioni del primo periodo moderno si riferiscono a mappe molto più antiche, si basano su fonti che risalgono al 13.000 a.C. E a prescindere da quale popolo possa aver creato il modello per le mappe successive, deve essersi trattato di un gruppo avanzato, perfettamente collegato in rete e in grado di raggiungere praticamente ogni angolo della Terra. Ma c'è anche chi sospetta un legame ancora più diretto tra la misteriosa civiltà e l'Antartide. Non potrebbe essere che questa cultura sia sbocciata per la prima volta al Polo Sud? Considerando che l'Antartide è oggi il continente più ostile e freddo della Terra, la notizia che segue sorprende molti. 90 milioni di anni fa, qui c'era ancora una rigogliosa e fiorente foresta pluviale. Lo dimostrano le tracce di piante, radici e pollini recuperate da un antico nucleo di trivellazione dell'Antartide occidentale. Anche Graham Hancock ha saputo di questa sensazionale scoperta. Quando l'inglese è stato ospite del podcast Flagrant, gli è stato chiesto se fosse possibile che i nostri antenati vivessero nella nascente foresta antartica. Hancock ha risposto come segue, citazione. C'è stato indubbiamente un tempo in cui l'Antartide era rigoglioso e verde, ma la domanda è, era all'epoca della specie umana? È qui che la questione si fa spinosa. La discendenza dell'Homo sapiens risale a circa 6 milioni di anni fa.
se accettiamo la teoria convenzionale dell'evoluzione, ma 6 milioni di anni fa si dice che l'Antartide fosse fredda e gelida, come lo è oggi. Quando scrissi il mio primo libro, Le impronte degli dèi, nel 1995, ero molto interessato all'Antartide. Un interesse che non è nato all'improvviso. All'epoca Hancock era ampiamente ispirato dal lavoro dello storico statunitense Charles Hapgood. Proprio come Hancock, anche Hapgood era convinto della teoria della civiltà dei precursori e ne aveva individuato la sede nell'Antartide settentrionale. La catastrofe che portò alla distruzione di questa civiltà, a sua volta, ebbe una potente causa scatenante. Lo spostamento della crosta terrestre. Nel suo libro Maps of the Ancient Seekings, Hapgood presentò una serie di mappe antiche che non coincidevano con lo stato ufficiale delle conoscenze dell'epoca. In The Path of the Pole, il cammino del polo, ha proposto una teoria che da allora è al centro di un acceso dibattito, la teoria della deriva della crosta terrestre. Ma come è possibile? Come è possibile che l'intera crosta terrestre si sposti in questo modo? Nel podcast sopracitato, Hancock ha illustrato questa incredibile idea con il seguente esempio. Il fenomeno dice che di tanto in tanto l'intera crosta esterna della Terra si sposta come la buccia di un'arancia. Una buccia d'arancia molto allentata. Il frutto all'interno rimane intatto e al suo posto, proprio come il nucleo della Terra. Se questo è accaduto, l'Antartide un tempo si trovava in una regione più calda, prima di spostarsi in un'area più fredda. Secondo Hapgood, lo spostamento del mondo ha messo in moto una catena di catastrofi devastanti che alla fine hanno portato alla scomparsa della civiltà dimenticata. Ma quanto spesso si verifica uno spettacolo naturale così brutale? Dobbiamo prepararci a diventare presto vittime del prossimo spostamento della crosta terrestre? Fortunatamente Hancock dà il via libera a questo aspetto. La domanda è se avverrà o meno. Di tutte le teorie che ho sostenuto, questa è quella per cui sono stato più criticato. Ora sono molto più interessato all'ipotesi dell'impatto del periodo Younger Dryas. Una piccola nota. Il periodo Younger Dryas descrive una ricaduta del freddo durata circa 1000 anni dopo il primo riscaldamento della Terra alla fine dell'ultima era glaciale. I circoli alternativi spiegano questo misterioso sviluppo con l'esplosione di un meteorite nell'atmosfera che ha innescato incendi boschivi diffusi e la destabilizzazione della calotta glaciale. Hancock spiega così il suo passaggio dalla teoria dello spostamento della crosta terrestre alla teoria dell'impatto. Quando scrissi Le impronte degli dèi, ero alla ricerca di cause che potessero aver scatenato un cataclisma globale tra i 12.000 e i 13.000 anni fa. Questo è esattamente il periodo a cui fanno riferimento i fattori astronomici. La teoria di Hapgood mi sembrava molto valida e utile, ma con il passare del tempo mi sono orientato sempre di più verso l'ipotesi dell'impatto. Sulle tracce del fattore scatenante della catastrofe. Ma perché proprio quest'epoca è sospettata di aver segnato una profonda rottura nella storia dello sviluppo della civiltà? Hancock dice quanto segue. A quel tempo il clima globale si stava riscaldando da qualche migliaio di anni, ma l'era glaciale era ancora presente. C'erano grandi calotte di ghiaccio nel Nord America e nell'Europa settentrionale. Infine, 12.800 anni fa, accaddero due cose contemporaneamente. Una drammatica ondata di freddo, accompagnata da temperature equivalenti a quelle dell'apice dell'era glaciale, ma allo stesso tempo gli oceani del mondo subirono un misterioso afflusso di acqua dolce. Dico misterioso perché non ci si aspetterebbe che l'acqua di fusione fluisca nell'oceano quando la Terra sta congelando. Un fenomeno sconcertante, ma che l'ipotesi dell'impatto può spiegare. L'immenso calore sprigionato dagli impatti in Nord America e in Europa è stato sufficiente a trasportare enormi quantità di acqua di fusione in mare. Di conseguenza, la corrente del Golfo è stata interrotta e con essa il nastro trasportatore globale che influenza in modo significativo il clima dell'Europa settentrionale. Per Hancock non c'è dubbio che le conseguenze di questo sviluppo abbiano comportato un drastico sconvolgimento della vita sulla Terra. Citazione. Nei 1000 anni successivi, l'intera megafauna dell'era glaciale si estinse. Che si tratti di tigri dai denti a sciabola, mammut lanosi o bradipi giganti, tutti scomparvero in questa finestra temporale. E naturalmente non si sono estinti senza motivo. Fu il cataclisma del periodo del giovane secco a spazzarli via. Abbiamo quindi un'epoca in cui la megafauna scompare. Ma poi, 11.600 anni fa, la Terra si riscaldò altrettanto rapidamente e drammaticamente di quanto si era raffreddata in precedenza. Si tratta di un aumento della temperatura di 10 gradi in pochi secoli. Ci fu un ulteriore crollo della calotta glaciale e ancora una volta gigantesche quantità di acqua di fusione si riversarono negli oceani.
In teoria questo potrebbe essere stato causato da un'improvvisa esplosione dell'attività solare, ma personalmente non ci credo. Secondo Hancock è fondamentale riconoscere il legame tra la catastrofe globale e il nostro passato. Secondo Hancock è quasi spaventoso quanto la tempistica del cataclisma coincida con le tracce culturali dei nostri antenati. Mentre il riscaldamento causato dall'impatto dei meteoriti è iniziato circa 11.600 anni fa, le radici di Gobkli Tepe in Turchia risalgono al decimo millennio a.C. e secondo Platone Atlantide fu cancellata dalla faccia della Terra intorno al 9.600 a.C. Ma cosa c'entra un mito fittizio con la verità storica? Beh, che sia reale o fittizio, secondo Hancock la storia di Platone va dritta al cuore delle sue convinzioni. Nell'antichità esisteva una civiltà superiore a tutte le altre, che è morta a causa di una devastante catastrofe. Ma ciò che non deve mancare alla fine del nostro video è il tuo click sul pulsante di iscrizione. Entra subito a far parte della nostra community e aspetta tanti altri post entusiasmanti.